Non tutti possono indossarlo. Kenan Yıldız sì. E non ha pensato due volte a lasciarla senza proprietario. La prossima generazione della Juventus ha reso i numeri ufficiali della camicia per la stagione e 10. Il più pesante tutti. Va al turco. Giocatore enorme spessore e lo sta dimostrando non solo con Massimo Brambilla, ma anche sotto gli ordini Massimiliano Allegri, che sta assaggiando in piccoli morsi le qualità tecniche, un ragazzo a cui non manca nulla per imporsi alla Juventus. Non è una coincidenza che, per la quarta partita consecutiva, troverà il distinto della prima squadra, non ha preso parte alla sfida contro Rimini con la prossima generazione, ma è rimasto a Torino per affrontare Lazio e no. Non sarà un semplice spettatore. Il mini storico di questo inizio del campionato parla di uno Yıldız già pienamente coinvolto nelle dinamiche della prima squadra. Due broker che hanno garantito Allegri per far ampliare le gambe in Serie A first ha il debutto contro l'Udinese, quindi l'ingresso alla finale della sfida contro Bologna, quando anche la Juventus si affidò a lui per provare Awin. Juve. Yıldız sta bruciando le fasi, nato nel 2005 al potere. Yıldız, il lavoro quotidiano, sta bruciando una fermata dopo l'altra, un anno con giacca in bianco e nero su lui ha fatto la bellezza e il maltempo, gli under 19 prima stabilizzarsi prossima generazione, anche se ora lo è accento grave, godendosi More Allegri Brambilla. Un dettaglio che racconta più mille parole forza dell'ex gioiello del Bayern Monaco. La Yıldız contro Lazio può diventare carta utile nella seconda metà ed è arrivato da una settimana in cui ha fatto piccola parte, un piccolo rifornimento di rifornimento entusiasmo con gli under 21 della Turchia. Le sue squadre nazionali hanno perso le due sfide contro l'Irlanda e l'Italia, ma Kenan ha iniziato due volte fin dall'inizio facendo discretamente. Alla Continassa è tornato con un gol, quello contro l'Irlanda, che ha certificato un eccellente stato psicofisico.